Cosa pensa dell'impegno della CIDA e dei manager italiani per il rilancio del paese e di questo momento di confronto con i candidati alle elezioni? Penso che il programma della CIDA sia un buon programma che incontra quello di fare per fermare il declino, perché il nostro è un programma che è stato elaborato da economisti e pertanto c'è un punto di convergenza riguardo all'uso ottimale delle risorse rispetto agli obiettivi che il Paese si prefigge di raggiungere e c'è una stessa idea di meritocrazia. In quale ambito ritiene che le organizzazioni dei manager possano maggiormente contribuire a migliorare la politica del Paese? Io credo che i manager debbano dare un contributo al senso della gestione dello Stato proprio come un'azienda, che non si può permettere di sprecare risorse, che appunto deve raggiungere gli obiettivi che vanno verso l'interesse della collettività, ma soprattutto che debba utilizzare in modo ottimale le risorse pubbliche per garantire degli standard di efficienza e qualità che sono quelli che poi tutti i cittadini si aspettano di ottenere indietro in termini di servizi. Cosa pensa del programma politico CIDA, delle priorità e delle azioni individuate? Io penso ad esempio che è un buon programma soprattutto riguardo l'attenzione che è stato posto al tema del welfare ed è un programma che in questo coincide anche con il nostro. Programma che per noi vede l'impiego di 15 miliardi di euro in politiche destinate al welfare e soprattutto in politiche per il rilancio della presenza femminile nel mercato del lavoro e per le politiche di conciliazione. Penso anche che il vostro è un programma che quindi ha segnato dei punti di arrivo, degli obiettivi, ma che il compito dei politici sia anche quello di indicare come giungere a questi obiettivi. In questo senso, fare per fermare il declino pensa che sia importante comprendere che per raggiungere questi obiettivi oggi, considerate le scarse risorse disponibili, occorrano dei seri e importanti tagli alla spesa pubblica e anche al patrimonio pubblico che consenta appunto di liberalizzare risorse, liberarle e impiegarle appunto proficuamente nell'interesse della collettività. Alla luce della sua esperienza, su quale delle priorità del programma CIDA intende impegnarsi maggiormente nel corso del suo mandato elettivo e in che modo ritiene si potrà misurare il risultato di tale impegno? Io mi occupo di pari opportunità e promozione della presenza femminile nel mercato del lavoro e quindi questo vuole essere principalmente il mio impegno in questa legislatura, qualora venissi eletta. Naturalmente non mancano assolutamente i parametri per misurare l'impegno di ciascun candidato. Il problema è dotarsi presso le Camere, presso la Camera dei Deputati, così come al Senato, di sistemi di trasparenza che possano monitorare puntualmente l'operato di ciascun candidato.